Per la tua disponibilità, so che sei un'appassionata in cucina e quindi grazie per il tempo che ci vuoi dedicare oggi. E beh, figurati. Senti, Annunziata, che cosa ci devi preparare oggi? Faccio le alici con le patate. Ti sei alzata presto Mi sono stamattina? andata verso le 7. Ho resettato un po' la casa, ho fatto qualcosa e poi sono andata in piazza. Hai fatto la spesa oggi allora? Sì, ho preso le alici, qualche altra cosa che serve in casa. Perché fai la spesa in piazza? Trovo la roba buona, fresca, più il prezzo più basso, perché come che in casa con questa crisi che c'è si cerca di risparmiare. O magari c'è pure altri giorni che passano le tombilande da sotto casa, che portano la frutta buona, fresca, eppure con il prezzo buono, e faccio pure la spesa sotto casa. Verso gli ambulanti, quindi Nell'ambulanza. tu compri, diciamo, ogni giorno vai Beh, da. certe volte quando trovo le robe che posso stare 2 giorni per uscire di nuovo, li compro in più e me li tengo in casa. Ti fai un po' di Mi riserve, faccio un diciamo, po' e di poi riserva, sì. cucini, cioè ti serve, insomma, per la cucina nei giorni dopo, Eh ecco. sì, mi faccio una riserva di più e non esco proprio tutti i giorni. Senti, e chi ti ha insegnato a cucinare? Madre, quando stava a casa, mia madre vedeva lì e mi sono imparato pure io. Faccio lo stesso per adesso in casa. Che cosa ti piace cucinare in Ma particolare? tutti, quasi tutto, secondo la giornata. Sta quando magari la giornata che faccio pasta asciutta, pasta e rap, pasta e fagioli, i ceci, le lenticchie, tutte queste cose così. Poi quando è la domenica, sì, una festa e così, che vengono i miei figli, faccio la pasta al forno, che a loro mi piace tanto, la mia, come la faccio io, sono qua e faccio pure la pasta al forno benissimo. Quindi ti dicono che sei brava. Sì, dicono, specialmente i miei nipoti, la pasta di nonna Nunzia è buonissima, sono così contenta, pure i miei Come la fai la geni. pasta al forno? La faccio, come la faccio? Poi faccio il sugo. Però poi dopo metto la padella, La teglia. no, faccio fare il maccherone, un bollo solo, metto il sale, l'acqua, solo un bollo. Poi metto la teglia, metto il sugo sotto, poi metto un po' di pasta, poi metto il macinato che sta fatto, prima faccio rosolare. Poi dopo metto la treccia, il salame e poi l'altro sugo, poi coprisci con l'altra pasta, metti il formaggio e il sugo e la invano nel forno. Bene, quindi è E buona viene questa. buonissima, buonissima e c'ha pure il sapore buono che gli piace assai ai miei nipoti soprattutto, ai miei geni, ai miei figli e la faccio quasi spesso. Invece che cos'è che non ti piace cucinare? Non mi piace cucinare queste cose da adesso che si vede in televisione, che cucinano questa cosa con la besciamella, con la panna, non usa sale, il burro, tutte queste cose Che cosa, qual è il moderne. condimento che utilizzi? L'olio? Sì, con l'olio. Quelle che faccio pure in casa adesso che facciamo le cose più moderne di oggi. La ciambella, pure i dolci che faccio io, le pastarelle che si facevano pure insieme con mia madre, uso sempre di più l'olio naturale. Non ti piace il burro? No, lo uso proprio poco. Ma secondo te la dieta alimentare oggi è cambiata? Beh, insomma, cambiate, è voglio, però io faccio sempre di più quella normale che stare insieme con mia madre. Quindi tu che dici che si mangia più carne, meno carne di prima, No, si mangia più di più pesce? adesso, si mangia di più carne. E poi, prima la mamma, magari la mangiavamo quando era a Pasqua, a
a Natale si comprava, facevamo le passatelle in casa, ciò che facciamo, poi andavamo a forno con mia madre e aiutava mia madre, era più poco. Adesso si mangia più carne, stanno più dolci, quelli più che fanno adesso nei barri. È diversa adesso di come era allora. Bene, allora hai detto oggi che cuciniamo, cioè dovrai cucinare tu, scusami, le alici al forno con sì, le sì, patate. Sì. Allora vogliamo vedere un poco come si fa questa ricetta? Sì, adesso sbuccio le patate e ti faccio vedere. Quindi una volta che sbucci le patate, poi queste patate come le metti? Le metto nella teglia e le faccio bene tutta sottile, metto un po' di sale, poi metto il pesce, le alici sopra e metterò il condimento. Ma questo è un piatto tipico di Matera? Sì, 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 io lo faccio. Lo facevi anche da piccola, quando diciamo sì, eri giovane? Sì, 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 e voglia. Lo faceva, mamma il pesce lo faceva fritto, lo faceva ammiccato con un pomodoro nella teglia, un po' di prezzemolo e ce lo mangiavamo. Pure che l'altro pesce azzurro, il naso. Iniziata, dici un po', che cosa è importante in questa ricetta in particolare? Il pesce fresco, l'olio di oliva, che c'è il sapore buono, quando l'olio è buono è un olio buono, perché noi abbiamo un po' di campagna, mio marito, e facciamo noi questo olio buono, se no non è buono. L'olio sarà soprattutto l'olio buono di olive. E adesso ho finito di fare le patate, metto un po' di sale. Metto un po' d'acqua sotto le patate. Perché? E se no si devono cucinare un po' le patate, lo metto sotto un po' d'acqua. Adesso metto il pesce. Quindi il pesce fresco innanzitutto? Innanzitutto il pesce sarà fresco. E questo è fresco, che l'ho comprato stamattina. Bello fresco. Piace a tutti i tuoi familiari questa sì, ricetta? Sì, 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 a tutto, sì. Anzi, lo faccio questo spesso. Sta quando lo faccio senza patate, faccio solo gli alici nel forno. Poi certe volte lo faccio pure fritto. Mm-hmm. Chissà, dove sta l'olio? Facciamo a pezzetti. Adesso metto due capperi. È semplice insomma questa ricetta, non richiede non molto lavoro. Sì, è buona. Un po' di prezzemolo. E un po' di origano.
non viene da stesso. Quindi anche questa l'hai imparata, questa ricetta l'hai imparata da tua sì, madre? Ah sì, a casa, con mia madre, giusto, sì. Con mia madre adesso lo faccio. Metto un po' d'olio. Usi molto olio in cucina? Beh, non tanto assai di olio, perché l'olio, tanto olio può far male pure. Insomma, in regola, metà a regola l'olio. Quindi sei molto attenta alla quantità del condimento? Sì, sì, sto attenta, faccio le cose giuste. Beh. Adesso lo metto nel forno. Quanto tempo ci vuole per la cottura? Così, una ventina di minuti, una mezz'oretta. Io poi vedo, più o meno ogni tanto vado a vedere come, a che punto sta. 20 minuti e una mezz'oretta. Senti, quindi ti piace sempre cucinare? Allora? Sì, sì, mi piace cucinare, sì. Ti ritieni brava? Beh, io di che... Faccio bravo, li faccio bene le cose, poi pure i miei figli sono contenti, mio marito. E conosci altre donne brave in cucina? Poco, non è che... Mia madre era così brava, poi c'è più i miei figli che sono bravi, si hanno, come ho fatto io, sono state loro insegnate, così fanno pure loro, sono bravissime, voglio. Sono È importante saper cucinare per te? Beh, è una cosa importante, la cucina è la cosa più importante, mangiare è una cosa importante, al primo posto. E che cos'altro diresti di te per dire chi sei? Che posso dire? Casa, sono una mamma, ho 5 figli, sono una nonna perché ho 8 nipoti. L'ultima è nata a ottobre e sono felice così. Beh, io vedo che sarà cotto. Vediamo il fatto, il fatto. Beh, è venuto bene, è cotto così, sopra si asciuga assai, diventa troppo asciutto, è venuto bene. Oh, che bella pietanza, insomma. Va bene, ti ringrazio Annunziata, sei stata veramente brava e gentile, grazie del tuo tempo no, a nostra disposizione. Di niente, niente, è stato un piacere. Ciao, alla prossima. Grazie.